Ma oggi abbiamo raccontato il ruolo che le food policy, le politiche del cibo dentro una città possono avere per migliorare il rapporto fra consumo e produzione e distribuzione di cibo, e lo abbiamo fatto in riferimento alla ristorazione collettiva. Il lavoro che si sta facendo nell'amministrazione di Roma per dotarsi di una food policy servirà anche per accogliere le proposte uscite fuori da questo forum, che serviranno come base di lavoro nei gruppi di lavoro che il comune, l'amministrazione e le associazioni stanno portando avanti, perché la food policy, per essere vera e per essere reale, deve essere innanzitutto trasformativa, e grazie a momenti come questo potrà esserlo.